cordiale saluto, eccolo il tempo sull'Italia, due vortici di bassa pressione stanno per spodestare l'anticiclone che ha dominato negli ultimi giorni sull'Italia, anticiclone che inizierà a cedere a partire da questa notte, dalla notte su lunedì, consentendo l'ingresso di due corpi nuvolosi sul nostro paese. In particolare vi faccio notare questo vortice in risalita dal Nord Africa e quest'altro nocciolo di aria fredda, molto fredda in quota, che transiterà proprio sull'arco alpino nel corso di questa notte e domattina si porterà sulla Francia. Ecco il risultato: con le temperature che alla quota di 700 metri risulteranno al di sotto dello zero su gran parte delle regioni di nord-ovest, che saranno interessate quindi da precipitazioni nevose a tratti anche fino in pianura, soprattutto sul Piemonte e nell'entroterra del ponente ligure. Qualche nevicata anche sull'ovest della Lombardia, a tratti fino in pianura, soprattutto sul Varesotto, ma guardate, gli accumuli saranno soprattutto riferiti alla regione piemontese. Intanto l'azione legata al secondo vortice, quello in risalita dal Nord Africa, avrà guadagnato le nostre isole maggiori, dove sempre nella giornata di lunedì darà luogo a condizioni di forte maltempo. Qui saranno soprattutto la pioggia e il vento a fare da protagonisti. Nella giornata di martedì le piogge si estendono, vedete, un po' a tutta l'Italia, lasciando fuori marginalmente solo le regioni estreme di nord-est. Intanto la quota neve si porta a livelli più elevati, abbandonando le pianure anche sulle regioni di nord-ovest per l'inserimento di venti di scirocco. Eccole le burrasche che interesseranno tutti i nostri mari nella giornata di martedì, con il vortice che si attesterà ad ovest della Sardegna. Ed ecco anche il rialzo delle temperature previsto in virtù di questa ventilazione meridionale. Nella seconda parte della settimana, qui siamo a venerdì 23 dicembre, il vortice poi tornerà nei suoi luoghi d'origine, quindi sul Nord Africa, lasciando spazio ad una nuova pulsazione anticiclonica che si proietterà dall'Atlantico verso l'Europa centrale. Una situazione che andrà comunque confermata nei prossimi aggiornamenti. A presto da Luca Angelini.